sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Sole che batte. C'è chi il calcio e la signorilità ce l'ha nell'anima e questo non si compra, ce l'hai dentro. Un aquilano d'adozione che fa parte ormai della nostra città. Tutte le mattine si fa il suo giro in centro, come faceva prima di 4 anni fa, con il giornale sotto braccio. Il giornale rosa, la Gazzetta, è quello che preferisce, perché racconta le gesta dei giocatori di oggi. E lui, che di calcio ha vissuto e vive, ci racconta il sogno dell'Aquila di oggi, attraverso lo sguardo di un giocatore di ieri, che è passato per gli anni più belli del calcio locale. È Aldo Di Bitonto, storico giocatore dell'Aquila Calcio. Con lui commentiamo questa bella pagina di sport, l'Aquila Calcio, che ha l'opportunità, grazie alla finale con il Teramo, di salire in C1. Beh, è una giornata di gioia, di felicità. Abbiamo aspettato tanto tempo, tanti anni addirittura, però questo non ci deve distrarre, perché noi sappiamo che dobbiamo andare ad affrontare una squadra che come noi è purtroppo pure abruzzese, sono i cugini abruzzesi, teramani, che sono anche loro ben attrezzati per questa finale così arroventata. Per lui la giornata di ieri è stata particolare ed emozionante sotto diversi punti di vista. Per lui, che la famiglia ce l'ha lontana, ritrovare nipoti e condividere la gioia dell'Aquila Calcio che vola in finale contro il Teramo e che ha la possibilità di ritrovare quella meravigliosa C1 dopo tantissimi anni, è stato proprio il massimo. Qui è stata una giornata, una serata anzi, di gioia, di grande gioia. E l'ho condivisa con i miei nipoti, che erano venuti dopo tanti anni in Abruzzo a vedere l'Abruzzo terremotato, a vedere lo zio, e abbiamo parlato anche di sport. È stata una serata bella, piacevole, e l'ho fatta in famiglia. E come voi sapete, io purtroppo la mia famiglia è sparpagliata, c'ho una moglie che non c'è più, c'ho mio figlio che è lontano dall'Aquila, e ho vissuto una serata piacevole. Giudica un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.